Sarà una mostra che lascerà il segno nel mondo della cultura e della storia, la mostra Leonardo e Vitruvio, oltre il cerchio e il quadrato, inaugurata oggi nella sala Morganti del Museo Malatestiano di Fano. Rappresenta per la prima volta il significato del legame tra il fondatore delle basi dell'architettura e della meccanica con il genio assoluto di Leonardo. Un rapporto sempre presente nella mente degli studiosi, ma mai osservato così da vicino ed analizzato così approfonditamente come fa questa mostra. I cinque disegni del Codice Atlantico e la loro analisi ha permesso di comprendere perché Leonardo decise di dare vita alle macchine che Vitruvio descrisse solamente nel suo trattato. Lo studio del suo segno sulla carta, dello sviluppo delle macchine e gli appunti che Leonardo ha lasciato sono la prova di questa attrazione fatale. Leonardo riconosce solo un grande libro, quello della natura. Per lui quello che hanno scritto gli altri vale poco, tutto va misurato di persona, sperimentato. Però con Vitruvio fa un'eccezione. Vitruvio per Leonardo è la grande enciclopedia del mondo antico, con cui ovviamente Leonardo ingaggia un corpo a corpo, perché Leonardo vuole sempre superare comunque anche la natura. E quindi la cosa affascinante di questa mostra è che però per la prima volta siamo riusciti proprio a individuare quei punti cruciali in cui Leonardo e Vitruvio parlano, a distanza di secoli ovviamente. Il visitatore però non sarà lasciato solo davanti agli schizzi di Leonardo. Per comprenderne a fondo i dettagli ci saranno a disposizione i più innovativi supporti tecnologici. È una visione che deve essere necessariamente attenta e lenta e che però quando gli si dedica tempo allora si riesce realmente a capire l'importanza, la novità di questi tentativi su carta, perché sono cinque fogli di studio, sono schizzi e proprio per questo sono così interessanti, perché vediamo la mente di Leonardo che tenta di risolvere diversi problemi, tenta di dare forma e immagine a delle macchine che Vitruvio descrive solamente in parola. E per coinvolgere ancora di più il visitatore, l'Università Politecnica delle Marche ha elaborato un software che consente di toccare virtualmente nella sala superiore la balestra gigante, l'odometro e l'orologio ad acqua disegnati negli schizzi della mostra. E quello che io ho cercato di fare come concept è quello di far interagire il pubblico senza touchless, cioè senza dover toccare dispositivi, ma solo interagendo proprio direttamente con l'immagine. Quindi in questo modo volevo cercare di dare la sensazione di toccare questi oggetti muovendo le mani nell'aria e addirittura di farli funzionare, quindi di creare quel rapporto, tentare di ricreare quel rapporto emozionale tra il visitatore e l'opera. I disegni e le realtà virtuali quindi saranno a disposizione dei visitatori fino al 13 di ottobre.